Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a questo nuovo video sul mio canale YouTube. La notizia di oggi è che ero un fast hiker e non lo sapevo. Perché vi dico questa cosa? Quando camminavo in montagna da ragazzo, che ero comunque molto allenato perché facevo sport tutto il giorno e andavo a fare poi trekking il sabato o la domenica in montagna nelle giornate di sole di inizio estate come adesso, mi veniva spontaneo andare un pochino più veloce, o comunque avevo un ritmo che era più veloce degli altri perché ero un ragazzo, perché ero allenato, perché comunque avevo la gamba più veloce e allenata ad andare in montagna o durante soprattutto le salite. Adesso c'è questa nuova tendenza del fast hiking, cioè la voglia di andare sì in montagna, andare a fare trekking, ma andare un filino più veloce, e Columbia ha inventato una scarpa apposta per questa tendenza, che è la nuova Columbia Konos. Quindi c'è questa tendenza del fast hiking, questa scarpa va proprio in quella direzione. Qual è la differenza, diciamo così, concettuale come forma da una scarpa da trekking classica? È molto più comoda, grazie anche alla tecnologia Omni Max, è più comoda, è più morbida, è un filino meno strutturata, ha comunque una sola con un ottimo grip, ha una discreta stabilità anche se aumento il ritmo, e è sicuramente più comoda se decido di aumentare, di andare un filino più veloce. Questo io ho notato che durante la mia prova la rende adatta anche, diciamo così, agli avvicinamenti in falesia per andare a arrampicare. Non voglio una scarpa pesante perché devo camminare su sentiero sterrato o in salita per una ventina di minuti, ma non mi va tutto il giorno di portarmi lo scarponcino. In questo impiego io l'ho trovata, questa in particolare l'ho trovata ottima, soprattutto poi dopo che avete arrampicato vi fanno male i piedi, dovete poi tornare alla base per una scarpa più comoda, in questo caso è la cosa più adatta. Oppure se dovete fare una gita in montagna in cui magari la classica scampagnata in famiglia in cui c'è da camminare solo una mezz'ora, 20 minuti, in quel caso vi serve una scarpa adatta poi allo sterrato, ma non avete voglia poi di mantenere lo scarponcino tutto il santo giorno. Quindi è nata per il fast hiking, direi che ha una varietà di applicazioni per cui si differenzia dalla scarpa classica bassa da trekking, ma come concept, diciamo così, non è assolutamente futile come potrebbe sembrare. Quindi per consentire questo fast hiking possiamo dire, anche si vede anche a prima vista, che questa scarpa ha preso a prestito alcune tecnologie dal mondo running. Vediamo alcuni particolari della suola, in particolare questa parte che è più alta, è fatta con questa schiuma simile alle scarpe da running, ma anche un po' la concezione e la leggerezza. La tecnologia che troviamo nella schiuma e nella suola qui all'interno è questa tecnologia Omni Max di Columbia. Questa consente un ritorno versatile su ogni tipo di terreno, cioè la scarpa è comoda e si adatta sia che siano sassi, sia che siano terra, sia uno sterrato più duro. La suola comunque consente una buona ammortizzazione e comunque rimane comoda. Un altro aspetto che ha in comune con il running è questo ritorno di energia a ogni passo, cioè questa schiuma riesce anche poi a dare un ritorno di energia. C'è sì la schiuma, ma un supporto nella parte centrale e le scanalature nell'avampiede consentono di avere una buona trazione ma anche una discreta stabilità. Una cosa che ci ha colpito è il grip della suola, perché leggerezza e grip sono le qualità migliori di questa scarpa, oltre la comodità, che diciamo è quello che la contraddistingue più di tutte le altre cose. La suola, per come è strutturata, riesce a essere leggera ma avere un ottimo grip. Dicevamo, riguardo alla leggerezza, il peso è di circa 260 grammi, quindi siamo poco di più di una tradizionale scarpa da running. Il prezzo di listino di queste Konos TRS Outdry è di circa 120 euro. Notiamo anche negli inserti, sia nella parte frontale sia nel tallone,
che aiutano sia per quanto riguarda la stabilità, sia in caso di terra, sassi o altro che possono poi andare a danneggiare la scarpa. La resistenza all'acqua è chiaramente non è come quella di una tradizionale scarpa da trekking, è migliore comunque di quello che possiamo pensare. Non abbiamo avuto modo di provarle sul lungo periodo. L'idea che abbiamo avuto, un fattore che può essere un fattore negativo, è quello che dà l'idea poi di essere un po' leggerina sul lungo termine, quindi se la usiamo tanto per fare sentieri outdoor, magari con fango, brutto tempo, il rischio è quello poi che nella nostra parete la scarpa si consumi prima di alcune altre scarpe da trekking. Un'altra idea che potevano avere i nostri amici di Columbia era forse quella, se vogliamo essere un po' critici, di utilizzare magari dei materiali riciclati o lavorare più in questo senso per quanto riguarda il modello. Video, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube per essere aggiornati su tutte le novità. Naturalmente mi trovate anche su LinkedIn e su Instagram, ma soprattutto non dimenticate il mio ultimo libro Presenza Digitale, che spiega appunto come costruire una presenza digitale per il proprio brand o per la propria azienda, per il proprio personal branding oppure per la propria realtà più strutturata, quale social scegliere, come costruire la narrazione e infine se affidarsi o meno a un consulente. Mi raccomando, continuate a seguirmi. Abbiamo detto una discreta resistenza all'acqua, ma magari non ottimale. In compenso il piede riesce a respirare, quindi anche sudando tanto, anche andando a alte velocità, poi quando andiamo al rifugio comunque la sensazione è che il piede sia riuscito a traspirare. E un altro aspetto ottimo rispetto a tante scarpe per il trekking è che questo modello Konos risulta comodo sin dalla prima volta che la togliamo dalla scarpa, sin dalla prima volta che poi la mettiamo per andare a camminare. Quindi il consiglio è sì, mettetelo 10 minuti, mezz'ora comunque per fare la forma della scarpa, ma potete poi usarla già per le prime escursioni. Riassumendo, Columbia ha fatto una scarpa per quello che adesso si chiama fast hiking, quindi volete fare un trekking, sì, ma un trekking un pochino più veloce o anche solo un pochino più comodo, perché non è un trekking impegnativo, questa è la scarpa che fa per voi. A un prezzo abbordabile possiamo avere una scarpa da trekking abbastanza versatile, a patto poi di non fare cose troppo impegnative, come abbiamo detto. Ottima la comodità su diversi tipi di terreno. Buono e sia sul bagnato sia sull'asciutto il grip si difende e comunque non crea nessunissimo problemi, e la scarpa soprattutto è piuttosto leggera. Grazie per aver seguito anche questo video, vi trovate altri video sulle scarpe a questo link, in particolare per quanto riguarda le scarpe da trekking. Mi raccomando, mettete like al mio canale YouTube, ci vediamo al prossimo video. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube per essere aggiornati su tutte le novità. Naturalmente mi trovate anche su LinkedIn e su Instagram, ma soprattutto non dimenticate il mio ultimo libro Presenza Digitale, che spiega appunto come costruire una presenza digitale per il proprio brand o per la propria azienda, per il proprio personal branding oppure per la propria realtà più strutturata, quale social scegliere, come costruire la narrazione e infine se affidarsi o meno a un consulente. Mi raccomando, continuate a seguirmi, un caro saluto a tutti!